Quali sono i siti più inquinati del nostro pianeta? Questa è una domanda a cui è difficile rispondere in senso specifico, anche se volessimo parlare in termini in caratteri più generali, probabilmente dovremmo inserire all'interno, anzi sicuramente dovremmo inserire all'interno di questa classificazione e di questa categoria dei siti più inquinati del mondo anche le aree minerarie e le zone ex minerarie, quindi dove si sono estratti sia dei metalli, per così dire, convenzionali, immaginate le miniere di rame, le miniere di piombo, le miniere di stagno, le miniere di argento, le miniere d'oro, ma anche le miniere di terre rare, di metalli rari, che saranno sempre più importanti, e questo è uno dei problemi più rilevanti, proprio di effetti collaterali, della transizione ecologica. Ma oggi ci occupiamo, e voglio portare la vostra attenzione, proprio sul tema delle zone minerarie ed ex minerarie, perché all'interno di queste zone ci sono delle sacche di contaminazione molto elevata, delle vere e proprie zone infernali per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, perché sono caratterizzate da una elevatissima acidità. E sapete che tutte le volte che si parla e si pensa alle zone minerarie, il pensiero deve correre immediatamente all'acidità, sicuramente, che impedisce alla vita di riprendere, ma si deve pensare anche alla possibilità che ci siano dei metalli di varia natura, di varia tipologia, che possono muoversi a livello ambientale, possono sfruttare per esempio i corsi d'acqua e possono andare a portare la contaminazione anche ad una grande distanza. Bisogna quindi fermarli, e per fermarli però siamo sempre di fronte al solito problema. Quando le miniere sono in attività si può ipotizzare che ci sia anche una certa attività di controllo, e quindi questa attività di controllo possa essere indirizzata anche proprio al rischio che i metalli e che l'acidità possano determinare dei problemi anche alle zone vicine, anche se da un punto di vista proprio statistico questo non succede così di frequente, perché non c'è tutta questa attenzione anche al momento dell'estrazione a quelli che sono gli effetti ambientali nel sito specifico, ma anche ai siti che possono in qualche modo essere coinvolti. Quindi c'è molto da lavorare anche su questo, dal punto di vista politico, dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista della coscienza imprenditoriale, perché tante volte è più facile fare greenwashing, dire che si fa qualcosa, mentre poi questo che si fa non è così decisivo e determinante per il risanamento o per la prevenzione del rischio. C'è poi un altro fatto importante che riguarda le miniere abbandonate. Nelle miniere abbandonate non c'è più nemmeno il controllo potenziale che potrebbe esercitarsi nel momento dell'attività. Quindi tutto quello che c'è, tutto quello che può liberarsi, non è sottoposto a controllo e può andare in giro. Questo riguarda i metalli, questo riguarda l'acidità, questo riguarda il drenaggio acido minerario, che è veramente proprio un flagello assoluto, può andare a finire nelle acque, può veramente intossicare gli specchi d'acqua. C'è tutta una situazione complessa che va affrontata, e la cosa migliore per affrontare questa situazione riguarda la possibilità di utilizzare delle soluzioni naturali 100% ecologiche. Questo perché la misura migliore per intervenire, soprattutto laddove non c'è più un controllo, è quello di avere degli elementi naturali che sono sul posto, che riescono però a superare le resistenze alla vita caratterizzate dall'ambiente estremamente acido, e quindi in quel posto, in quel luogo, possono ripristinare lentamente l'ecosistema, proprio perché non c'è nessuno che li controlla. Quindi è meglio avere delle soluzioni naturali, avere degli elementi naturali che sono in grado di fare il lavoro in autonomia. Questo è un principio che andrebbe applicato in molte aree di territorio, soprattutto laddove non c'è un controllo, non c'è un monitoraggio, non c'è un intervento attivo, e quindi queste zone vengono un po' lasciate allo sbando. Possono anche essere lasciate allo sbando, per certi versi, ma non sono più così allo sbando se proprio su quei territori, su quelle zone, crescono degli elementi naturali in grado di migliorare progressivamente la situazione. La soluzione naturale che voglio presentarvi oggi è estremamente semplice, perché è composta da un elemento naturale, anche abbastanza famoso, che non ha niente di straordinariamente speciale o peculiare, e da un ammendante che rende possibile la vita di questo elemento naturale in aree dove normalmente questa vita non sarebbe possibile, come proprio le aree minerarie o ex minerarie caratterizzate dalla presenza di una forte acidità. Bene, l'elemento naturale
che voglio portare alla vostra attenzione come una ottima soluzione naturale per intervenire in questi contesti è l'erba mevica o medicago sativa o alfalfa, chiamatela nella maniera che più vi aggrada, però il concetto è sempre quello, è l'erba mevica. L'erba mevica è una pianta che viene utilizzata con buon successo nella rivegetazione delle aree minerarie, ma in questo particolare caso la vediamo applicata ad un contesto molto difficile, a delle zone che potremmo definire infernali, dove non cresce più assolutamente niente e non crescerebbe nemmeno la medicago sativa. Per questo ha bisogno di un ammendante, di un certo tipo di ammendante, in una determinata proporzione, per fare in modo che si possano creare le condizioni per la vita, e una volta create le condizioni per la vita, la medicago sativa potrà crescere e svilupparsi, e la cosa importante, potrà anche riprodurre, e riproducendosi potrà dare continuità a questa opera di rivegetazione. Qual è questo ammendante organico di straordinaria importanza che può aiutare la medicago sativa a effettuare questo lavoro di rivegetazione? Ritorna il nostro caro amerchio amico compost. Ecco, il compost, vale a dire il prodotto della fermentazione aerobica dei rifiuti, una fermentazione aerobica che è diversa rispetto alla fermentazione anaerobica in assenza di ossigeno, che è quella che porta alla produzione del biogas e del biometano, anche se molto spesso vengono confusi questi piani, quello del compostaggio come fermentazione aerobica e del compostaggio anaerobico. In realtà il compostaggio anaerobico non esiste, la fermentazione anaerobica, perché il compostaggio è soltanto aerobico. Ma al di là di queste distinzioni, la cosa importante da ricordare è il fatto che una volta giunto a maturazione, il compost può essere molto utile per andare ad aiutare la vita e lo sviluppo della medicago sativa anche nei posti più difficili, dove appunto la vita è particolarmente difficile. Infatti si è visto che il compost può essere molto utile, ma deve essere portato in una determinata percentuale. La percentuale di proprio in peso di compost, in peso riferito al peso totale del suolo, quindi dovete immaginare che la medicago sativa deve crescere in un determinato lotto di terreno che deve essere caratterizzato dalla presenza di un compost presente in valore di peso pari almeno al 50%, perché quando il compost è meno del 50% rispetto alla composizione del suolo in generale e trova questo suolo contaminato, quindi 50% di compost e 50% di suolo contaminato, lì può crescere la medicago sativa, lì può svilupparsi e lì può anche riprodursi per cominciare a portare una serie di benefici e di ripristino dell'ecosistema. Questo è un accorgimento importante, perché si è visto che quando la percentuale del compost che viene proprio portato sul territorio è inferiore, basta per esempio immaginare un 25-30%, le piantine di medicago sativa proprio non riescono a svilupparsi. In modo particolare, ecco, in questo cartello che vi metto in sovraimpressione, un dato interessante, per carità non è decisivo, ma comunque interessante, vi fa vedere c'è una significativa differenza dal punto di vista proprio della germinazione, perché soltanto il 52% delle piantine nascono quando il compost è al 25%, mentre l'85% nascono quando il compost è al 50%, tenendo presente poi che quando il compost appunto non è al 50% ma al, per esempio al 25%, ecco, in questi casi nasce circa il 50% delle piantine che dovrebbero nascere, quindi la metà, ma poi queste vanno incontro a morte nel giro di breve tempo, proprio perché le condizioni per la vita sono impossibili. Ma quando il compost è portato al 50% si registra un'attività molto interessante, che è quella proprio della promozione di determinati parametri che favoriscono la vita della medicago sativa, dell'erba medica, a livello anche di queste zone così difficili e così particolari, in maniera tale che possa cominciare proprio il lungo percorso, perché non è un percorso che sicuramente potete immaginare si sviluppi in breve tempo, però è comunque costante e sempre attivo, un lungo ma importante percorso di rivegetazione. Per quanto riguarda i benefici diretti che il 50% in peso del compost, che deve essere apportato proprio sul territorio in presenza
di questi suoli così caratterizzati da acidità. Ecco, per quanto riguarda le azioni che il compost è in grado di determinare e che sono la ragione sulla base della quale poi il compost consente la vita della medicago sativa, in questo cartello vedete proprio schematizzato che cosa succede. C'è innanzitutto un aumento del pH, questo è evidentemente importante perché stiamo parlando di zone che hanno un pH molto acido e quindi molto basso. Poi aumenta anche la capacità di trattenere l'acqua, che evidentemente è importante per la vita delle piante, aumenta anche il livello di materia organica, quindi il contenuto di materia organica, e questo a sua volta è estremamente importante, quindi questo può aiutare anche ad immobilizzare i metalli che sono eventualmente presenti e quindi impedire che questi possano poi andare a determinare un'azione tossica nei confronti della erba medica stessa. E poi anche la respirazione, il tasso di respirazione a livello del suolo e anche una serie di cambiamenti a livello proprio degli elementi che compongono il suolo, e questo è importante proprio perché si comincia a cambiare proprio la struttura del suolo, e cambiare la struttura del suolo vuol dire renderla più adatta alla vita, mentre al tempo stesso la medicago sativa sta svolgendo la sua azione rivegetativa. Per quanto riguarda i tempi dell'azione, dovete immaginare che c'è un primo periodo critico, diciamo, che è di circa 140 giorni. Voi potete lasciare la medicago sativa con il 50% di compost per 140 giorni. Dopo 140 giorni voi potete notare, se le cose sono andate in un certo modo, che queste piantine non soltanto sono diventate adulte, si sono riprodotte e comincia proprio una rivegetazione autonoma. Ecco, quando vi dicevo in apertura di questo video l'importanza di avere delle soluzioni che in autonomia sono in grado di intervenire costantemente sul territorio, voi dovete immaginare che sicuramente il primo step è quello di portare, diciamo, dall'esterno la medicago sativa con le condizioni giuste per la vita portate proprio dal compost, ma poi dopo 140 giorni potete cominciare ad osservare che questa soluzione va avanti da sola, e quindi quando comincia ad andare avanti da sola lì avviene quello che è proprio definibile come la prima fase del ripristino della natura, del ripristino dell'ecosistema. Una cosa molto molto importante, perché vi fa capire come molto spesso sia importante sicuramente dare il via ad una certa attività di rivegetazione, come in questo caso, ma poi è altrettanto importante che quando si è dato il via, questa vada avanti da sola, perché se tutte le volte si deve intervenire, allora a quel punto ci possono essere dei problemi proprio logistici per la possibilità di intervento, tanto più che stiamo parlando di zone dove non c'è un monitoraggio costante e continuo. Bisognerebbe fare un monitoraggio costante per delle zone che non sono presidiate, per delle zone che non, tra virgolette, rendono sotto alcun aspetto, ma c'è soltanto un aspetto di danno dovuto alla questione ambientale. Quindi si interviene con delle soluzioni naturali che sono autonome e che sono in grado di perpetuare l'azione benefica nel corso del tempo. 140 giorni sono proprio la finestra temporale critica all'inizio, e poi si potrà cominciare, quando si supera questa fase, si potrà cominciare a assistere a quella che è la rivegetazione vera e propria, una rivegetazione che tiene conto del fatto che le condizioni del suolo stanno cambiando, stanno migliorando grazie al compost e grazie all'azione rivegetativa stessa della medicago sativa. Quindi, ricapitolando, poche cose da ricordare: erba medica come soluzione naturale per intervenire in alcuni tra i siti più contaminati del mondo perché caratterizzati da un'elevatissima acidità. La medicago sativa o erba medica o alfalfa non agisce da sola, va aiutata per la presenza di un ammendante, grazie all'aggiunta di un ammendante, che è il compost, in 50% in peso. Quindi la percentuale deve essere 50% in peso di compost. Teniamo presente che questa soluzione è in grado di intervenire nei primi 140 giorni e poi va avanti da sola. Quindi è in grado di portare un ripristino della natura, un ripristino dell'ecosistema che procede in autonomia, e questa è la chiave per poter intervenire in modo corretto, non soltanto in questi contesti, ma in tutti i contesti in cui non c'è un monitoraggio attivo, in cui ci troviamo di fronte proprio a delle zone, vorrei dire, abbandonate o che comunque non sono sottoposte ad alcun tipo di controllo.
Il compost è in grado di determinare tutta una serie di miglioramenti a livello del suolo e l'insieme di miglioramenti da parte del compost da un lato e dall'altro lato i miglioramenti, la rivegetazione, l'attività di ripristino progressivo della biodiversità grazie alla presenza dell'erba medica o medica consapiva, proprio insieme determinano un recupero, un ripristino della natura che a partire dai primi 140 giorni si porta oltre e può andare avanti per molto e molto tempo ancora a venire. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video, un video estremamente semplice che però vi fa capire come le soluzioni naturali per l'ambiente, quando si combinano proprio degli elementi naturali, alcuni che fanno il lavoro vero e proprio e altri che lo supportano, si possono ottenere dei grandi successi anche laddove potrebbe essere impensabile o dove uno delle due potrebbe non bastare. Questo è estremamente rilevante, lo si può esportare anche da altre parti, anzi è un modello che va esportato, che va conosciuto, è un modello che funziona bene anche in altri contesti, possono cambiare gli attori, sapete del resto la strategia è sempre la solita, ma i metodi possono cambiare. Però l'approccio è importante, un elemento naturale che sia in grado, adeguatamente supportato, di ripristinare la natura e di farlo costantemente, senza bisogno di un monitoraggio attivo, di un monitoraggio costante. Soltanto così si potrà davvero portare a livelli di convenienza e di utilità il recupero di aree che in questo momento non sono recuperate. Io vi ringrazio ancora per aver seguito questo video, mi raccomando andate sulle pagine di Fabrica Ambiente perché c'è l'articolo che esce in parallelo, ormai sapete che ci sono delle cose del video che non vengono dette nell'articolo e viceversa, e poi mi raccomando di seguire sempre sia il canale YouTube di Fabrica Ambiente che anche il sito stesso perché ci continuiamo ad addentrare sempre di più in soluzioni decisive che sono semplici da realizzare ma che sono di estrema efficacia, soprattutto visti i tempi che corrono, vista la situazione anche geopolitica a livello della quale le questioni ambientali vengono progressivamente, non vorrei dire abbandonate, ma depotenziate o declassate sulla scala delle priorità, mentre sono le più importanti, sono le più determinanti per la qualità della vita su questo pianeta. Quindi i cittadini avranno sempre più importanza anche da quel punto di vista, la società civile sarà sempre più chiamata ad intervenire attivamente, Fabrica Ambiente è qui, non soltanto per dare delle indicazioni, ma anche, mi auguro, un giorno per poter guidare questi interventi direttamente sul territorio. Grazie ancora e a presto.